è stata inaugurata presso Palazzo Robellini di Acqui Terme, visitabile fino al prossimo 27 settembre, un'interessante mostra fotografica che vuole trasmettere e valorizzare le bellezze del paesaggio piemontese attraverso gli scatti di Mark Cooper, un artista inglese vissuto per anni a Londra e ora stabilitosi in Piemonte, luoghi straordinari, pilastri del riconoscimento attribuito dall'UNESCO a Langhe Monferrato Roiero, che prendono vita e danno emozioni forti. E la fotografia è uno straordinario strumento per leggere e studiare il paesaggio e fissarne le caratteristiche in un istante. Lo sa bene chi ha voluto e organizzato l'evento, in primis Maria Federica Chiola, architetto astigiano con spiccato interesse per l'arte contemporanea. La mostra, intitolata Earthscape, l'arte del paesaggio, vuole essere un omaggio al territorio, ma anche all'artista, definito più che un fotografo, un visual artist, che in tempi alquanto lontani ha apprezzato la bellezza di ciò che lo circondava e molto prima della nomina a Patrimonio Mondiale dell'Umanità ha documentato quei luoghi che forse agli occhi dei più, di quelli che lo praticano ogni giorno, sfuggiva e non aveva rilevanza, cioè era scontato. In mostra a Palazzo Robellini sono esposti 35 scatti di Mark Cooper, tra cui due opere presentate nel 2017 a Palazzo Zenobi di Venezia per la Triennale della Fotografia Italiana. Le immagini di Mark Cooper riflettono le emozioni personali, il suo viaggio attraverso la vita da cui trae ispirazione. Ha scoperto la fotografia all'età di 7 anni e da allora fotografia e vita hanno coinciso in un continuo processo creativo che ha preso forma col progetto Earthscapes, l'arte del paesaggio. Mark Cooper è un uccello in volo, i suoi scatti dall'alto gli consentono di scrutare la tela come un volatile in cerca della preda e tutto armoniosamente si traduce nello scatto finale, preciso. Le sue immagini fotografiche diventano forme pure dei cromatismi forti e delicati allo stesso tempo, mimetismi che sfociano nell'astratismo mettendo in luce bellezza, modularità geometrica dei luoghi dettata dalle coltivazioni e confini, avvicendarsi delle stagioni e tutto è frutto del lavoro dell'uomo ed espressione di una cultura agronoma scandita anche da antichi saperi e tradizioni. Una sensibilità artistica e personale che si esprime anche con l'omaggio al contadino Quinto, la cui immagine è presente in ogni mostra con il suo volto rugoso di chi passa la giornata in vigna. La mostra, come abbiamo detto, curata da Maria Federica Chiola, è stata realizzata grazie al sostegno del Comune di Acqui Terme, dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Monferrato Roiero, del Consorzio Tutela Brachetto d'Acqui e il patrocinio della provincia di Alessandria.